Rubavano e rivendevano ingenti quantità di carburante, fino a 1.300 litri al giorno, in un sito di trattamento rifiuti nel palermitano, con accuse a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio, furto aggravato e ricettazione, sono state fermate dai carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo 25 persone, 13 sono finite in carcere, 8 ai domiciliari e 4 sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I dettagli dell'operazione Beautiful Flash nelle parole del maggiore Andrea Senes, comandante della compagnia dei carabinieri di Palermo San Lorenzo. L'operazione di oggi costituisce la fase finale di un'indagine avviata nel 2018 dai militari della compagnia di Palermo San Lorenzo. I carabinieri hanno saputo che all'interno della discarica di Bellolampo numerosi operai della RAP prelevavano illecitamente il carburante dai mezzi della stessa azienda. Pertanto, con i servizi classici di osservazione nonché attività tecnica, è stata accertata la responsabilità penale di un gruppo criminale composto da 25 persone, dedite ai furti e all'accettazione. 13 di questi dovranno anche rispondere di associazione per delinquere. Tra gli arrestati ci sono anche due gestori di distributori di carburante della zona. I militari hanno accertato che i sospetti realizzavano i furti durante i turni di lavoro, sotto la direzione di un dipendente dell'azienda che sovrintendeva alle fasi decisionale, organizzativa ed esecutiva, provvedendo anche al reclutamento dei complici esterni all'azienda e all'individuazione dei soggetti a cui poi vendere il carburante. Nel giugno del 2018 i carabinieri avevano arrestato in flagranza di reato 6 persone, tra cui 5 dipendenti dell'azienda, sorpresi subito dopo aver estratto 828 litri di gasolio dai mezzi di lavoro.